Buonasera Frigerio, Carmine Troisi, Telefoggia. Buonasera. Intanto è obbligatorio dire come avete preso come gruppo squadra l'addio di una persona che era vicinissima a voi in queste settimane, mi riferisco al direttore sportivo Lauriola. Sicuramente è stato un addio che non ci aspettavamo, però non so niente da questo punto di vista, non so cosa sia successo, però sicuramente dispiace per la persona perché in quel tempo che c'è stato ci ha dato tanto. È una fase un po' particolare, so che diventa complicato parlare di calcio, ma siamo in una settimana che comunque accompagna il Foggia a un'altra partita importante. Tuttavia nelle ultime ore insomma qualcosa è accaduto a livello societario, c'è stata la riformulazione del consiglio d'amministrazione. Come squadra avete avuto modo di essere rassicurati dal vecchio presidente, dalla nuova presidente, o non avete sentito nessuno? Noi personalmente non sappiamo molto più di quanto sappiate voi, perché è successo comunque tutto abbastanza veloce, però appunto noi pensiamo solamente a giocare e ci stiamo focalizzando sulla partita di domenica e basta. Grazie. Buonasera, Nicola Saracino, Foggia. Buonasera. Città Aperta. Mister Gallo, dopo la sconfitta contro il Cerignola, ha dichiarato appunto che la colpa era la sua, perché non era riuscito a trasmettervi quanto lui sentiva. Voi ne avete parlato insomma di questa partita, cosa vi portate dietro dopo questa sconfitta? Sicuramente, come anche ha detto il mister, è una sconfitta che ci serve, perché andare sopra 2-0 e poi subire 3 gol e perdere la partita così è stata una sconfitta molto pesante. Sicuramente è stata, non so i motivi, però è stata un po' magari di troppa sicurezza, anche la forma fisica non ottimale, ma la colpa è ovviamente della squadra, non solo del mister, tutti abbiamo le proprie colpe. Buonasera, Alessandro Tosques, Foggia Today. Tu sei arrivato a Foggia con un progetto tecnico diverso che ti vedeva come uno dei possibili mediani in un 4-2-3-1. Poi le contingenze ti hanno portato a giocare in un'altra posizione. Ti chiedo come ti trovi da mezzala, secondo me bene perché comunque le prestazioni sono state ottime, e in che cosa credi che tu possa migliorare? Io sinceramente ho quasi sempre fatto la mezzala, quindi mi sono trovato molto bene. Diciamo era più strano trovarmi nel centrocampo a due facendo il mediano inizio campionato. Quindi da mezzala mi trovo bene, comunque è il mio ruolo, ho sempre fatto quello. Sicuramente devo migliorare nella fase di finalizzazione, perché negli inserimenti magari adesso inizio a arrivarci, che la gamba inizia ad esserci, però arrivo lì, devo essere più concreto, più cinico. Questo. Tiziana Cuttano, Wii Sport 24. Volevo chiederti, la prossima partita, secondo te, come vedi il Foggia, come si sta preparando il gruppo e la prossima gara, se hai delle insidie particolari rispetto alle altre? Allora, stiamo preparando la partita come abbiamo sempre fatto, cioè nel migliore dei modi. Abbiamo la settimana tipo, cosa che non abbiamo avuto la settimana scorsa, per esempio, e noi appunto ci stiamo focalizzando come abbiamo sempre fatto, siamo concentrati e appunto cercheremo di dare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo. Un'ultima domanda per me: essendo cresciuto nelle giovanili del Milan, volevo sapere se hai un centrocampista in particolare a cui ti ispiri, sia del presente che del passato del Milan appunto. Allora ti dico del presente, sì, sinceramente Tonali, anche se ha un anno in più di me, però è un modello di ispirazione, perché comunque secondo me è un centrocampista effettivo, che sia tecnico che aggressivo, che ha il tiro, visione di gioco, quindi lo considero completo.